una scelta subito vincente. Abbiamo vinto, anzi stravinto, le elezioni 5 anni fa e le stravinceremo con un grande distacco. Io penso che sarà anche un distacco superiore a quello di 5 anni fa, le stravinceremo anche quest'anno. Acqua Formosa ormai, lo dicevo anche la sera scorsa, al momento in occasione della presentazione delle liste, è diventata una amministrazione che viene presa ad esempio per finanziamenti ricevuti di cui ha beneficiato la nostra comunità sia a livello nazionale, provinciale che regionale. Oltre ai finanziamenti sono state organizzate tutta una serie di manifestazioni ed eventi, sia dal punto di vista culturale che gastronomico, eventi con i quali questa amministrazione ha inteso far conoscere la nostra comunità a tutti, vicini e lontani, per far conoscere ovunque le peculiarità e le bellezze del nostro bel paese montano. Ora, noi abbiamo dato l'input, abbiamo cambiato il corso di Acqua Formosa, diceva bene il sindaco, 5 anni fa ci ricordiamo tutti cos'era Acqua Formosa. La gente ad Acqua Formosa veniva o il 28 agosto quando c'era l'acqua, oppure per i comizi, no? Si diceva in giro, ad Acqua Formosa si stanno scannando, ci si ride, andiamo a vedere i comizi. E poi Acqua Formosa era dimenticata, invece adesso si inizia la prima domenica di luglio con le vaglie, e la gente viene ad Acqua Formosa, Skanderbeg e 15 comuni al Brescia partecipano, di quei comuni viene ogni sera ad Acqua Formosa a vedere le partite. Ad agosto il festival della canzone al Brescia e tante altre serate. Insomma, Acqua Formosa è un paese che ha visto la rinascita, ha visto riorganizzarsi di una comunità, la Saga. Io penso che non ci possa essere, perché la Saga è organizzata dal comune, è organizzata dal sindaco, però la gente che è riuscita a organizzare le serate, gli stand gastronomici e tutte le persone che venivano da fuori, come dire, Giovanni, noi questa sera, penso, prima di elencare il programma dei prossimi 5 anni, abbiamo, come dire, il dovere di ricordare di Acqua Formosa cosa abbiamo fatto in questi 5 anni, perché quello ci eravamo ripromessi 5 anni fa, di tornare dopo 5 anni in questo palco ed elencare le opere, elencare le cose che questo comune, questa amministrazione ha fatto per tutto emozionati, no? Era la prima volta, si lottava per arrivare al comune, però questa volta c'è un'emozione diversa, che è l'emozione della riconferma, perché 5 anni di buona amministrazione sono 5 anni che hanno cambiato il corso di questo paese. Io credo che avremo modo nei prossimi comizi di... Da lì abbiamo perso le elezioni, 5 anni fa abbiamo iniziato insieme poi un cammino insieme, abbiamo formato una lista di giovani. Questi giovani oggi sono cresciuti, sono diventati uomini e da uomini vogliono fare ancora per questo paese. Ed è per questo che vi chiediamo di darci nuovamente il voto. Giovanni Manoccio in questi 5 anni ci ha insegnato tantissime cose. C'è stato anche uno scontro con Giovanni Manoccio, io personalmente ho avuto con lui tantissimi scontri, ma scontri costruttivi, critiche, e forse di questo che vorrà parlare qualche caso di questo paese, dicendo che sottoscritto innanzitutto non sarà eletto, perché non hai i voti, va bene, si vedrà se sarà eletto o meno. Io sono solo con Giovanni Manoccio il giorno dopo che è stato eletto sindaco di questo paese, mi ha chiamato e mi ha detto: Tonino, visto il risultato elettorale tu devi fare l'assessore, scegli la delega che vuoi. E ho pensato che c'entra. Vi ricordate come veniva considerata la promozione? Ci vogliono tutti ci ricordiamo. Dove non veniva riconosciuto un sindaco, dove non veniva riconosciuto l'amministrazione. Oggi, quando io dico che sono consiglieri di Giovanni Manoccio, c'è la porta, c'è la trattora. Cioè, mi dicono che sindaco che avete, che grande sindaco, che cose belle che sta facendo in quel comune. E questo fuori dal comprensorio, fuori dalla provincia, fuori dalla regione. E lo stavo dimostrando le persone che sono state ieri, Fioroni, un ex ministro della pubblica istruzione, che ha scelto di venire da Acqua Formosa.
provincia di Cosenza, siete all'ufficio Ferrando insieme alla Camera dei Conti del Commercio regionale, hanno fatto una... hanno preso tutti i finanziamenti provinciali, hanno preso tutti i finanziamenti nazionali. Dall'altra parte adesso di qua. E mi ha telefonato la provincia, il segretario di Mario Olivera, così. E il segretario di Olivera adesso si ripresenta. E mi ha detto solo così quando mi ha telefonato, ha detto: Giovanni, ma dove li hai presi tutti questi soldi? Il comune di Agione Calabria è stato il primo comune come finanziamenti dall'anno 2004 all'anno 2009. Il comune di Acquaformosa ha avuto come finanziamenti una media di 4.900 euro per abitante in opere pubbliche. Indovinate qual è il secondo comune? È il comune di Castrolibero che ha avuto 3.700.000 euro. Il terzo comune è il comune di Rende che ha avuto 3 milioni per cittadino. In questo paese, rispetto ai cittadini che ci sono, c'è una media altissima se si considera che più di 80 comuni, noi siamo 151, hanno avuto meno di 1.000 euro in opere pubbliche rispetto ai propri abitanti. Io sono orgoglioso di questa cosa, io sono semplicemente orgoglioso, non riesco a capire cosa dovranno dire loro signori quando saliranno qui sopra. Dovranno parlare di queste cose, incominciamo fra un po' ad elencarle, o dovranno parlare che per beghe, per problemi personali, di potere, perché volevano far fare a me cose che io non ho mai fatto nella vita. Io ho detto una sola cosa ai miei consiglieri comunali quando ci siamo insediati. Ho detto: guardate, le cose che non faccio io, voi non dovete farle, non chiedetemele di fare, non chiedetemi di fare cose che sono contro la mia natura. Voi lo cambiereste un sindaco che ha avuto questo? Se il sindaco Duna, come dicono loro, no, è un sindaco senz'altro da tenere. Cioè la gente gioca all'otto, la gente piglia i biglietti della lotteria. Perché lo fa? Perché c'è che venivano a fare le ferie da Formosa. E guardate, era mortificante. Era mortificante perché la prima cosa che ti chiedevano non era tutto quello che avevo in mente io. Abbellimento, conoscenza del paese, rapporti tranquilli con i cittadini. Io non ho mai alzato la voce nel comune.